Ben ritrovati con il nostro focus su Cancello Arnone. Oggi abbiamo con noi il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Angelo Caputo. Assessore, è stata un'estate bella densa, tanti lavori, tanti cantieri. È una bella soddisfazione, uno degli obiettivi che vi eravate prefissati al momento del vostro insediamento, insomma, sta prendendo vita. Le vasche di accumulo, che tempi abbiamo, che cosa. Quali sono le migliorie che porteranno al paese? Allora, buon pomeriggio a tutti innanzitutto, buon pomeriggio Francesco. Sì, in realtà l'obiettivo era tra i primi, tra quelli in cima alla lista, quello di cercare di risolvere il problema idrico a Cancello Arnone. Ovviamente noi quello delle vasche, abbiamo già accennato nei giorni scorsi, è un tipo di soluzione che ci consente di, diciamo, di rimediare a quelle che sono le carenze più gravi, in attesa che poi sono in corso sia da parte della Regione sia da parte del Consorzio Idrico di interventi più ampi. In ogni caso, noi da tantissimi anni soffriamo questo problema e quindi abbiamo pensato, quindi sin dall'inizio, di trovare una soluzione autonoma, quindi comunque per evitare che le attese dei progetti più ampi ci possano comunque creare delle difficoltà, soprattutto nel periodo estivo e comunque in generale nei periodi di maggiore carenza o di guasti. Quindi con la realizzazione di queste vasche noi riusciamo quindi ad avere una riserva di acqua che consente per 1 o 2 giorni anche diciamo la pressione dell'acqua e l'esistenza dell'acqua a Cancello Arnone anche in caso di guasti alla rete o di carenza totale alla rete. Guasti che, come sappiamo, purtroppo sono abbastanza frequenti anche perché la condotta non è, diciamo, non è abbastanza datata e quindi crea spesso problemi. Per noi è un grandissimo risultato perché comunque ci consente di sopperire alle emergenze che Cancello Arnone è una realtà dove ci sono tantissime attività e quindi indipendentemente diciamo dall'oggettiva difficoltà che crea la carenza idrica, le attività, diciamo, commerciali, artigianali, industriali possono avere delle difficoltà veramente enormi in caso di carenza di acqua. Quindi per noi questa è una grande opera e siamo molto felici, diciamo, di averla iniziata così, diciamo, in tempi stretti come avevamo immaginato. E per quanto riguarda l'ultimazione, crediamo che nel giro di qualche mese, diciamo, si riuscirà ad ultimare l'opera. Vi siete fatti, o meglio, avete fatto agli anziani del paese un bel regalo, un centro anziani nuovo, più grande, con anche, diciamo, maggiori attività da poter svolgere all'interno. Sì, allora in realtà questo era un obiettivo che avevamo già in mente da qualche tempo. Poi si è unito a questo obiettivo, a questo desiderio, anche una questione di necessità, perché diciamo nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e degli spazi, che ovviamente è diventata diversa nel periodo del Covid, lo spazio occupato, diciamo, dal circolo degli anziani, quindi dal circolo attuale degli anziani che si trova nelle adiacenze del comune, comunque avrebbe potuto essere utilizzato in modo, diciamo, come supporto agli uffici, visto che comunque soprattutto per i servizi sociali in realtà manca uno spazio, c'è la necessità di interagire con il pubblico quotidianamente e quindi diciamo quello spazio appunto adiacente all'ufficio avrebbe consentito quindi una fruibilità diversa degli spazi, quindi nel rispetto delle disposizioni del Covid. Allo stesso tempo c'era il desiderio quindi di regalare appunto
appunto agli anziani uno spazio diverso, uno spazio più idoneo quindi alla finalità ricreativa che diciamo un circolo per anziani secondo noi doveva avere. Per cui sono iniziati i lavori quindi per la realizzazione del nuovo circolo per anziani che sorgerà diciamo nelle adiacenze della villa comunale, quindi all'entrata da via Roma, avrà degli spazi esterni tra i quali, oltre quindi diciamo a uno spazio di incontro, anche un campo di bocce. Quindi, diciamo, è una cosa che può sembrare una banalità, ma dal nostro punto di vista è estremamente importante perché, appunto, può regalare anche diciamo uno spazio ricreativo e ludico che è importante per noi, appunto, che gli anziani possano avere. Nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto, abbiamo acceso i riflettori sui cantieri che si sono aperti nelle periferie del paese. Facciamo un po' il punto su questi lavori, a che stanno, se c'è qualcosa in via di completamento. Sì, i lavori nelle periferie in parte diciamo, sono completati, in parte sono in corso. In particolare sono completati i lavori che riguardavano il manto stradale di Via Chiappari, quindi diciamo, quella parte è completata. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, i lavori sono in corso. Noi negli ultimi colloqui, nelle ultime nostre chiacchierate, erano in fase di inizio, non ricordo, non erano ancora iniziati e quindi mi ricordo che dicemmo che per la fine dell'estate i lavori sarebbero iniziati. E effettivamente sono in realtà in fase di completamento, quindi diciamo, hanno già iniziato, sono a buon punto e come dicemmo già, questi lavori riguarderanno il completamento di Via Chiappari, che quindi in parte era stata già illuminata lo scorso anno, e quindi l'installazione di pubblica illuminazione, Via della Francesca e una prima parte di Via Santa Maria a Cubito. Quindi penso che nelle prossime settimane i lavori si concluderanno. Assessore, per il momento la ringrazio, la saluto, anche se sappiamo che ci rivediamo presto perché c'è qualcosa che bolle in pentola di importante, ma scaramanticamente non lo diciamo. Nel frattempo rinnovo l'appuntamento, come tutti i giovedì, sempre alle 14:30, sempre con il nostro focus su Cancello Arnone. Un saluto a tutti. Grazie, grazie e buona giornata. Un saluto a voi.